una nuova vita per il CEDRO, da asilo nido a sede di un servizio di babysitteraggio. L'assessorato alle politiche sociali, scolastiche e familiari del Comune di Arezzo ha infatti deciso di attivare l'innovativo servizio nella sede dell'asilo nido che, visto il drastico calo di iscrizioni, non svolge più quest'ultima funzione. È stata una sospensione assolutamente giustificata nei numeri e anzi il combinato disposto dei posti che abbiamo acquisito nel sistema privato e del numero di bambini che diminuisce in quanto diminuiscono le nascite ci porta ad avere un'offerta che in termini assoluti è maggiore rispetto agli anni precedenti. Il nido CEDRO era stato sospeso, oggi viene sperimentato un babysitteraggio qualificato per dare alle famiglie la possibilità di lasciare bambini e le bambine per delle ore concordate individualmente con i gestori e ci mettiamo nell'ordine di idee delle grandi città europee, cioè che i bisogni cambiano e anche le risposte ai bisogni cambiano, per cui fermo restando il segmento fondamentale del nido e dell'asilo si apre comunque il termine di una risposta diversificata e personalizzata rispetto ai bisogni delle famiglie. Ecco, l'età dei bambini che saranno accolti all'asilo CEDRO quale sarà? Dai 2 ai 6 anni, dove abbiamo visto essere quello il luogo e il momento dove qualche bisogno in più c'è. L'inizio è prossimo perché abbiamo già deliberato in giunta, la delibera dagli uffici è già stata fatta e il contatto col gestore è già stato preso, quindi si tratta proprio di pochi giorni se non di un paio di settimane. Per quanto riguarda invece gli orari e le modalità, proprio perché vuol nascere nella libertà e nell'autonomia delle famiglie, verranno concordati direttamente tra la famiglia che esprime il bisogno e il gestore che è in qualche modo incaricato a rispondere.